Rapporti positivi a tutti i livelli tra Italia e Autorità Nazionale Palestinese. L'occasione per discuterne è stata la bilaterale tra il ministro Giulio Terzi e il suo omologo palestinese Riyad Malki. I due ministri hanno avuto uno scambio di vedute sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente, ma anche sulle relazioni tra ANP e Unione Europea, per cui l'Italia incoraggia un salto di qualità. L'incontro rientra nell'ambito della visita in Italia del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen, anche in vista di alcuni importanti appuntamenti tra i due paesi e la comunità internazionale. Abbiamo anche discusso i contenuti dello Steering Committee Ministeriale Italo-Palestinese, che è un vertice di ministri presieduto dai ministri degli esteri, ma con i ministri più direttamente interessati alle tematiche dello sviluppo e cooperazione economica fra i nostri due paesi, che si terrà nell'autunno inoltrato qui a Roma e che dovrebbe essere accompagnato da una country presentation che dia chiare le opportunità di sviluppo delle relazioni economiche fra Italia e autorità palestinese. Sul piano della cooperazione allo sviluppo vorrei ricordare che l'Italia è fortemente impegnata. Dal 2008 a oggi c'è stata un'erogazione di 100 milioni di euro indirizzata ai territori. We alluded to three major issues. One is, of course, our both concerns of Italy and Palestine to see the peace process moving forward. And I try to explain what are the stumbling blocks that really prevent the resumption of the direct negotiations between Israel and Palestine, and what should be done in order for that resumption of negotiation to happen. The second issue, of course, is our bilateral relations. There are great potential for such a relationship to improve and to develop further. I'm waiting for His Excellency's visit to Palestine, hopefully in September, in preparation for the Joint Steering Committee. Durante l'incontro, i due ministri hanno discusso anche di tematiche regionali e della situazione in Siria. We were looking in the, from the same angle on the issues that are really developing in our region, in particular what's happening really in Syria and our concern about the spillover to other countries and other within the region. And this really allows us to try to work together and to cooperate in different fora, being regional and international, and having the same objectives, really to help and to see peace prevailing, not only between Israel and Palestine, but also within the region itself. Noi riteniamo che un progresso sul piano dei rapporti fra israeliani e palestinesi sia non solo necessario, ma potrebbe essere estremamente utile appunto a contribuire a un rasserenamento complessivo di clima in Medio Oriente.